Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coin Zone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, miei iscritti più di tutti. Bentornati su Backer di Spoil, io sono Giovi Spoil. Questo è un altro episodio, un nuovo episodio della serie Road to Glory. Allora, in questo episodio inizio subito con acquistare dei giocatori. Giocatori Sausaita. Sausaita perché? Perché Alex, l'esterno destro, non mi convince affatto. Non mi piace particolarmente, anche se è veloce, ma la velocità non sempre conta. Almeno per me è così. Comunque lo acquisto come ala destra e in seguito le andrò a cambiare il ruolo. Poi anche acquisto Rakitic, che si rivelerà essere uno degli elementi imprescindibili per questa formazione, che è una BBVA. E la prima partita incontriamo questa Bundesliga: Ramos, Mkhitaryan, Kagawa, Aubameyang, Roberto Firmino, Farfan, Ricardo Rodriguez, Ouedes, Subotic, Grotz, come si dice, va bene, e Adler in porta se non era. Il primo gol è di Hernandez, è il Cicciarito Hernandez, il pisellino, il Cicciarito e il pisellino tradotto. E vabbè, se no, qualcuno lo sapeva, meglio, ora, se non lo sapeva, ora lo sa. Realizza anche il secondo gol Hernandez, poi c'è questa azione con Sausaita che allarga tutto per Amrabat, la segna al 10° minuto, cazzo, in 10 minuti, 3 gol ragazzi, 3 gol. E ancora nel primo tempo un altro gol con Ricardo Rodriguez dell'avversario. Hernandez ancora, tu per tu col portiere. Hernandez è potente, potente, potente. Molto forte, ve lo consiglio per una Liga BBA molto economica. Ramos coglie questo passaggio e la insegna, insacca. Diavara per Rakitic, la stop e il tiro sul palo, si fa un altro passaggio in pratica e poi segna così Rakitic. I server ieri non possono arrivare. Vabbè, finita la partita mi è apparso questo, poi mi dice vabbè come al solito il ritiro e mi dà la sconfitta. Grazie EA, grazie mille. Questa squadra è Howard, Azpilicueta, Smalling, Rojo, Sagna, Valencia, Fellaini, Young, Mata, Di Maria e Falcao in attacco. È una squadra abbastanza buona, però non bisogna mai abbattersi e mai arrendersi. Infatti è Rakitic che ci pensa lui a fare il gol partita, il gol vittoria, il gol vincente di questa partita, che termina così 1-0, migliore in campo e nonostante tutto il portiere avversario Howard, perché veramente ragazzi aveva parato di tutto, di tutto, di tutto. 7 tiri in porta, 7 tiri ho fatto, pressione di tiri 100%. Prossima partita in altra Bundesliga abbiamo Ramos, Dashkosti, Aubameyang, Sven Bender, Kagawa, Luiz Gustavo, Cristiano Sino, non lo so, Naldo, Subotic, Grotz-Royce e... Grotz-Royce, si dice questo, vabbè. E Wender Fellinport. Primo gol è di Sven Bender. Esce da non so dove, però poi ci pensa Hernandez ancora una volta con i suoi dribbling, anche se non ha tantissimo in dribbling, però è veramente buono il dribbling, forse perché è molto agile, è un giocatore molto agile. Infatti Hernandez di nuovo riesce a recuperare palla e a infilare per il 2-1. Palla per Rakitic, Rakitic da solo contro il portiere, un pallonetto grazioso, delizioso di Rakitic, la segna al 3-1. Qua il mio avversario fa così e poi quitta. Questa è, boh, vabbè, quitta. Scelte sue sono, non è mica colpa mia se ha quittato, eh. Lui ha scelto di quittare, sono su 3-1 e quitta. Vabbè, non fa niente. Mi regala una vittoria, molto bene. Quindi mi regala anche la promozione anticipata con una partita di anticipo. Chissà quanto anticipo è, però una partita di anticipo. Anzi, non mi regala direttamente la vittoria. Molto, molto bene. Molto bene, scusate, mi stavo confondendo. Vabbè, mi regala la vittoria. Due partite vinte, la sconfitta perché se n'è andato il server. Vabbè, che dire. Credo che l'episodio si volge al termine. Dunque, queste erano tre partite, tre vittorie dovrebbero essere tra virgolette, ma vabbè. Comunque l'episodio si conclude così. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito dunque a lasciare un bel pollice all'insù. Iscrivetevi al canale 7G iscritti. Qui è Giovi Spo, vi saluta, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!